Serengo, la chat dice che sono troppo grosso. Quanto sei alto, scusa, ricordamelo? 1,98. E allora? Non ho capito. Sicuro? Non è la telecamera che mi mette non qualche credo sia il grandangolo. Bentornati ragazzi, qua su PG Sport. Bentornati a finalmente la partita siamo che tutti aspettavate. Oh yes, il piatto forte è qui. Noi stiamo aspettando le 22.00 per poter seguire i nostri italiani, i nostri ragazzi, gli Outplayed, che ieri ci hanno dato una gran dimostrazione di cosa fare e cosa non fare. Cosa fare? Vincere, chiaramente. Beh. E portare, protrarre il game che sembrava perso all'inizio su una zona di stallo dei 30 minuti. Attualmente vincerlo. Cosa non fare? Farsi prendere dal panico, cercare di pushare e chiudere il game da un inhibitor in poi, invece di prendere dopo Elder un semplicissimo, ghiottissimo Baron. Esatto. Questo non c'è stato, però oggi noi litifiamo, siamo carichi, siamo di parte, siamo pronti, siamo esasperati perché la stiamo aspettando veramente tanta partita, tanto tempo questa partita. Io sto castando da 3 giorni di fila, 8 ore filate, non ce la faccio più. Ma adesso il dolce, è arrivato adesso il dolce proprio. Ci aipiamo di nuovo, speriamo di portarvi tutta l'azione e l'inebriatezza. Facciamo dolce, la partita game dopo è caffè, ammazza caffè e poi andiamo c'è a casa. C'è una partita dopo. Vabbè, comunque andiamo a vedere la lineup dei nostri ragazzi. Outplayed, Wazer, Demon, Dr. Matt, Bullet and Breeze. Ed eccoli qua. Ricordiamo i nostri Outplayed vincitori del PG Nationals Predator. Come potete vedere, PG Nationals 2018 Summer Split, perché ovviamente c'è stato anche lo Spring Split. E questo è l'accesso che hanno avuto a questo torneo. Vincendo il campionato regionale vanno a giocare a livello europeo. Tutti quanti possono fare questo percorso, bisogna semplicemente avere le mani, avere un team ed essere in grado di riuscire a vincere. Mi piace questo avere le mani, che poi è tradotto nella patch in cui stiamo giocando, ovvero zona 16. Arrivi late game, 45 minuti, usi un hypercar, vinci. Andiamo a vedere però il team più ostico di sempre, quello che sta dominando il nostro girone. Ninjas in pyjamas. Ed eccoli qua, Doxy, Maxi, Larsen, XD Smiley e Hiva. Hiva ve lo ricorderete, alcuni di voi se lo ricorderanno, militava proprio nei Forge, gli antetici, i nemici di sempre degli Outplayed, e aveva fatto anche un ottimo lavoro all'interno di questi Forge per poi andare a selezionare altri lidi, altri mari, e in questo caso è finito nei Ninjas in Pyjamas che stanno facendo un lavorone all'interno di questo torneo. Abbiamo un 2-0 pulito da parte loro. Già. L'unico problema, e parliamo un po' di matematica, parliamo un po' di girone A. Chiaramente nel momento in cui tu finisci 0-2, noi diciamo sei automaticamente fuori. Ma questo si tratta sempre in gironi nei quali chiaramente abbiamo due forti team che oramai soverchiano e sobbaltano tutti gli altri. Qui invece la situazione è un po' differente, perché nonostante tutto l'unico team forte che fa un 3-0 diretto è quello dei NIP, se dovessero vincere questa sera. Dovessero vincere contro di noi finiremo 1-1. Dovremmo avere ancora un altro game da vincere e a quel punto, dato che abbiamo visto una vittoria precedente da parte dei Luminosity, quindi ci ritroviamo un po' in un problema di fondo. Esatto. Questo quindi, problema di fondo è che dovremmo forse giocarci uno spareggio. Vedremo. Questa partita sarà molto difficile per i ragazzi degli Outplayed. Possono anche perderle e qualificarsi lo stesso, ma ovviamente non facilita le cose. Vediamo se cosa riescono a fare. Entriamo. Eccoci qua, in draft. In draft, Outplayed, ban immediato di Varus. Ricordiamo, l'ultima volta abbiamo lasciato sfuggire un Urgot di troppo. Questa volta verrà bannato immediatamente la parte di Ninjas in Pyjamas. Che cosa potremmo altro eliminare dalla nostra pool di Champions? Alcuni dei campioni più in voga in questo momento sono sicuramente da bannare, ma la cosa più importante è proprio andare a selezionare su quale lato far pesare la nostra draft. Ancora una volta, vogliamo scegliere prima supporto, vogliamo scegliere prima tiratore, vogliamo scegliere prima jungler. Credo che sul supporto noi non abbiamo alcun tipo di problema. Ecco qua, il Bandi Skarner. Bandi Skarner per Bandi Akali, e non vogliamo vedere Dr. Matt in questo caso andare direttamente ancora una volta in questo matchup molto molto spinoso. Zilean viene eliminato, Akali viene eliminata, adesso dobbiamo vedere la nostra prima scelta. Da una parte c'è il Bandi Zilean, ma dall'altra c'è il Bandi Graves, ancora una volta, quindi i carry nella giungla vanno a guadagnare vantaggio. Kindred ancora presente, Nidalee ancora presente. Ovviamente Nidalee non l'abbiamo vista all'interno di questa composizione, ma quello che abbiamo visto è sicuramente un Olaf, ed è ancora una volta, anche se oggi non l'abbiamo visto, è ancora una volta la Sejuani. Safe ovviamente. Pick da un'altra parte, sicuramente abbiamo ancora a disposizione Braum con Varus, probabilmente Kai'Sa a disposizione. Qualsiasi flavor cerchino di utilizzare i ragazzi dei NiP, tutto può funzionare. Queste prime tre pick sono... Sì.
incontestabili, incommensurabili sono sempre le solite. E poi il pick di Alistar è stato fondamentale nella partita dell'altro ieri. Abbiamo visto un triplo con K al Baron da parte di Brizza, ancora una volta complimenti. Vince un team fight in quella zona insieme al resto del team, che poi permette a tutta la partita di assumere un ruolo appunto a favore dei nostri ragazzi. Vediamo quale sarà il secondo pick. Questo va a bloccare tutta quella serie di pick aggressive che appunto Demon solitamente utilizza. Questo significa niente Kindred, non potremo utilizzarlo. Brom classico, quindi loro hanno ancora scelta di ADC, ma dovranno, diciamo, adattarsi alla nostra di scelta. Esatto, perché non vanno a scegliere qualcosa che devono bloccare subito, vanno a selezionare un supporto che noi abbiamo già. Pensi a una seconda Tristana per la seconda volta di fila? Potrebbe esserci Tristana. Kai'Sa invece. Perché Kai'Sa viene selezionata dal team degli Outplayed, perfetta con Alistar, funziona davvero divinamente. Abbiamo visto Bullet essere una delle chiavi di volta nelle fasi centrali e finali della partita. Se al posto di una Tristana ci metti una Kai'Sa, funziona ancora meglio. Assolutamente. Va bene. L'importante è fare un buon peeling. E a questo punto Demon ancora una volta utility jungler per lui. L'altra volta abbiamo visto Skarner, questa volta più o meno il concetto è sempre lo stesso. Dovrà cercare di mettere più pressione possibile all'interno della bottom lane e cercare quindi di fare peeling. Stiamo dando veramente tutta la nostra energia a Bullet. XD Smiley è un ottimo giocatore. Assolutamente. Gli potrebbe aver dato in mano un Axaya per andare a limitare quelle che sono le possibilità di svirgolare. Lanci preso. E viene selezionata appunto in questo caso. È una scelta buona. Occhio però che Kai'Sa può tranquillamente andare a bypassare quelli che sono i punti di forza di Xayah, perché non deve per forza tirare dritto, ti può zompare a lato. E questo significa che va completamente a ignorare quelle che sono la maggior parte delle tue piume che hai buttato giù. Questo ovviamente deve seguire ad almeno un controllo che vada a colpire XD Smiley. E qui Alistar e Sejuani. Ban per togliere ciò che è OP, ciò che è broken al momento all'interno del meta della middle lane. Ma Dr. Matt ha un'ampia champion pool. Questo è uno dei suoi punti di forza abbastanza interessanti. Vero? Contando che più di una volta l'abbiamo visto con in mano Talon. E addirittura la prima volta lunedì gliel'hanno bannato per respect. In questo caso il ban di Ryze assolutamente giustificato. Esatto. La risposta di LeBlanc significa che gli Outplayed vogliono andare per un personaggio che non vuole giocare l'uno contro uno in corsia. Il primo che mi viene immediatamente in mente, soprattutto visto e considerato il ban di Skarner, vorrei vedere prima il ban di Ninjas in Pyjamas. È un personaggio che Dr. Matt sa giocare molto bene, che ha un punto a favore molto simile a Skarner, che appunto forza team nemico a dover giocare qui più lentamente. Respect ban ancora una volta contro i nostri OP. Beh, se non vuole LeBlanc, non vuole andare quindi di assassin, chiaramente Talon non potrà essere un'opzione aggiuntiva. Che cosa potremmo ritrovarci? Avendo ban di Ryze come primo ban per i Ninjas in Pyjamas, io credo che un certo mago del vuoto per gli Outplayed sarebbe davvero un'ottima scelta. Ma prima andiamo a vedere il secondo ban da parte degli Outplayed. Cassiopeia, altro mid laner rimosso. E adesso Ninjas in Pyjamas, la palla tocca a loro. Non dimentichiamo che Larsen ha utilizzato ieri Malza. Kassadin. Sì. Parlavamo di vuoto, quindi. E ha stompato da solo l'intero game. Io questo, mi riferivo all'altro. Chiaramente, questo potrebbe essere un problema da ambedue le parti, perché può essere giocato al massimo del suo potenziale. Non dimentichiamo i buff sono importantissimi su questo particolare champ, che adesso in early game è molto, molto più viable. Visto il focus della corsia centrale, vanno a prendere un personaggio appunto sulla side. C'è Cho'Gath a disposizione per gli Outplayed. Chiaro. E a questo punto cercano il counter pick nella corsia centrale, che credo sia molto difficile da ottenere. Invece no! Ok, quindi si farebbero counterpiccare una Zir, però andrebbero poi a vedere un po'. No, Malza. Ed yes, eccolo lì. Yes, baby. Eccolo lì. Era chiamatissimo. Nel momento in cui c'è il vuoto, Bandi Ryze, vuoto puoi averne due. Ma nel momento in cui c'è il Bandi Ryze avversario, tu vuoi prendere immediatamente Malzar. Perché si sono autobannati uno dei counter principali a questo campione. Matt lo sa giocare molto bene. Hanno bannato Skarner, quindi non volevano costruire la fascia d'argento vivo. E tu lo stesso costringi loro a costruire la fascia d'argento vivo. E ancora una volta hai un'ottima combinazione di pill. No, non ci sta la roba. Non può andare così. Razor. Mai dudo. Ok. Ok, attimo, veramente, veramente molto, molto bulky come composition. Hai Alistar, a disposizione Sejuani, successivamente J4. Hai tre metodi, compreso Malza, differenti di iniziare a ingaggiare una team fight. Hai comunque un late game molto, molto esplosivo, grazie a Kai'Sa. Veramente una safe strat. Sì. Facile da eseguire in 45 minuti o più.
Andiamo ancora una volta per il late game. E adesso sicuramente andiamo per il late game. L'hashtag viene selezionato. Ah, finalmente viene selezionato qualcosa per i Ninja in Pyjamas. L'altro mago del vuoto, ovvero Kassadin. Kassadin che dovrebbe subire davvero pesantemente nelle fasi iniziali della partita, per poi recuperare da livello 6 in poi. Ma si spera ovviamente che da lì in poi sia già troppo tardi. Inoltre abbiamo Malzar, che è un personaggio dotato di un silenziamento e di una soppressione, che contro Kassadin dovrebbero fare semplicemente faville in questo caso, per riuscire a bloccarlo già, e permettere al nostro team di uccidere a questo personaggio molto molto difficile da acchiappare. Invece entrambe le composition mi spaventano parecchio. Molto solida da parte degli Outplayed, molto molto standardizzata. We got late, sicuramente, sicuramente. Ci devono arrivare. Il peeling può arrivare, però. Il peeling può esserci in questo caso. Però Larsen dall'altra parte, veramente PTSD pesantissima. Ricordi del Vietnam, bombardamenti pesanti. Vederlo carriarsi da solo un intero game. Sì. Per una rotation fatta bene. Una rotation fatta bene sbloccò in quella bottom lane l'intero game. Quindi devono trovare un modo per arginarlo. Non riesco a stare nella pelle. Devo vedere dove è la Red Bull, bro. Ma che Red Bull? Ce n'è di Red Bull, magari. Niente, non c'è il caffè, c'è niente, c'è solo la mia emozione, la nostra emozione. Raw Energy per questi italiani Outplayed. Ma saranno pronti oggi la nostra nazionale, dei nostri cuori, ragazzita. Guardando quelle che sono le team comp, entrambe le squadre hanno molto da dare. Sì. Hanno davvero molto da dare. Effettivamente bruttina il giro di mid lane e poi il non prendere mid lane, il lasciare un campione così ovvio nelle mani degli avversari da parte dei Outplayed. Dei Ninjas in Pyjamas. Ok. Se la sono giocata in maniera un po' troppo arrogante. Ah, ok, intendendo. Sì, proprio hanno ignorato. Lasciando Malzar, bannando Ryze. L'hanno letteralmente regalato. Se stessi parlando della pick immediata prima di un top, vabbè. Siamo sullo stesso livello. Anche nel caso in cui, in questo caso, non venissero puniti, contro altri team, questa cosa non la possono fare. Vengono distrutti, vengono arati, vengono semplicemente aperti. A differenza dei due game precedenti, dove il team che aveva il vantaggio, diciamo, sulla carta, non ha vinto, ha stravinto. In questo caso potrebbero aver impegnato un po' troppo, diciamo. Dipende tutto dalla skill meccanica dei giocatori e l'andamento della partita. Esatto. Spesso e volentieri per noi. Come è stato nel nostro primo game di lunedì, abbiamo subito tanto. Abbiamo subito addirittura 3 torri iniziali, bam bam bam, sulla zona dei 15-17 minuti anche. Vero. Però, gli avversari hanno fatto parecchi errori. Sì. Uno di questi è stato sottovalutarci, divare in maniera aggressiva sotto la T2. E da lì abbiamo ricominciato la nostra ripresa eccelsa all'interno delle team fight, all'interno delle partite. L'unico problema è che qui non c'è molto da sottovalutare. Qui sono i Ninjas in Pyjamas. Questi sono bravi, veramente, veramente forti. È il game più ostico che abbiamo nel girone. E sono addirittura in lizza insieme ai team migliori della competizione. Ti dico subito, insieme ai Mad Lions. Ti dico subito di chi ho più paura. Gragas, assolutamente. Gragas più di tutti. È tranquillamente in grado di fare tranquillamente tutta la partita. Proprio tutta la partita. Può decidere la partita nel giro di 7 minuti, dal minuto 5 al minuto 12. Non dimentichiamo, l'abbiamo visto più volte, se vuoi bloccare immediatamente la nostra bottom lane, la ganchi a livello 1. Intanto, siamo pronti per entrare. Outplayed versus Ninjas in Pyjamas. Alzate le vostre mani. Guarda i bassorilievi sulla lancia. Sifonate la vostra energia. Sifone. Hashtag sifone, ragazzi. Hashtag sifonare, oppure we got late. Ecco, come stavamo dicendo prima, per bloccare Breeze vuoi gankarlo a livello 1. Ed è già successo di vedere più e più volte la povera mucca pazza venire gankata proprio da Gragas stesso a livelli così immediati. Mi è dispiaciuto non vedere Cho'Gath nella corsia superiore al posto di Jarvan. Jarvan molto più safe rispetto a un Cho'Gath, ma ovviamente con molto meno potenziale. E vedremo. Un paio di lumi subito per evitare invade nelle fasi iniziali della partita. Tutto molto tranquillo. Tutto molto rilassato. Niente da fare. Nessuno dei due team si lascia scoperchiare dagli avversari. Oh no, dottor Matt dovrà fare attenzione. Tiene controllo. Immediatamente. 1-0. Aia. Vede immediatamente gli avversari. Sono in vantaggio, ragazzi. È persa. We got this. Red in questo caso non c'è vision. Eccola qui. Breeze individua. C'è comunicazione. Demon è pronto. Potrebbero chiuderli. E dall'altra uno. Parte. I danni arrivano. Bullet è pronto. Ivan potrebbe essere schiacciato. Demon è davanti.
È tempo di far fruttare quel summon spell agli avversari. Fagliele sudare. Yes! Fritz! In questo caso con un'ottima azione iniziale. Dottor Matt è tempo di mettere il DPS. Dottor Matt dovrà scappare in questo preciso momento. Maxi ha tanta, tanta azione. Però, nonostante ci siamo più allora, o meno protetti in red, Matt avrà un brutto disadvantage sul mid senza quel flash. Mi sono perso, ragazzi. E qui Maxi ci sta ancora provando. Si resetta per la seconda volta finalmente. Lascia. Prende molti danni. Quindi flash di Matt e flash di Britz. Yep. Per flash di Iva e Iva ha un quarto di HP e senza pozioni. Momento ancora lotta per il red. Le rotation saranno tutto. Larsen è ancora lì. Irrecuperabile oramai il red. Ok, Demon non tiri fuori uno smite di quelli. Vai. C'ha nell'alto Grig. Arriva di nuovo Dottor Matt, cerca il silence. Niente c'ha da fare. Nell'alto Grig. Niente da fare, deve calcolare. No! Niente, niente, niente. Ha cercato il predict sul barile. È e chiaro. Invece ha aspettato Maxi l'ultimo secondo. E questo rosso finalmente va a Maxi. E questo è un disastro. Così alto questo livello di tryhard incise. Però bisogna saperci rispondere. E Demon. Dannazione. Così coda tra le gambe, ritornerà sulla top lane a prendere il blu. E un recall estremamente rapido per XD Smiley e Iva, che immediatamente con un vantaggio di creep vanno a rimpinguare le risorse di Iva che erano state sprecate, dicevamo, nell'invade, erano state sprecate in maniera davvero pesante. Se Britz non aveva utilizzato neanche una pozione, le aveva già utilizzate entrambe Iva e lo stesso era senza vita. Avevi paura giustamente di Maxi e così si sta rivelando abbastanza complicato per noi riuscire ad affrontare adesso la situazione senza il red, senza così tanto spazio. Top lane, chiaramente Wazor contro Doxy, tutto molto regolare, tutto molto tranquillo, non ci sarà parecchia azione. Però ricordiamo Doxy, ricordiamo il cambiamento ancora una volta di Sion, possibilità di prendere appunto più 3 su quegli HP invece del 2. Piccola differenza, grande polarità. 4. In questo caso andiamo a vedere che hanno ricordato anche Bullet e Britz, ma il vantaggio di 5 creep va immediatamente in favore di XD Smiley. Una spada invece di un, mietitore. Mietitore va bene uguale. Bullet andrà a riempire il cool, soddisfare questo oggetto. So cool. Questo dimostra ancora la mancanza di voglia di aggredire la corsia inferiore nelle prime fasi di partita. La cosa che mi fa più impressione è nella corsia centrale. Vedere Larsen a 34 minion contro i 17 del Malzar di Matt. Questo non dovrebbe accadere. Nonostante il flash mancato da parte di Matt. Chiaramente. Anche con il flash utilizzato da parte di Matt, questo non dovrebbe accadere. Purtroppo ha paura, non può controllarlo. Più andremo avanti, peggio sarà per lui. Post livello 6 sta per arrivare. L'unica ancora una volta a fidarsi ai maestri della bottom lane. Bullet e Britz. E Britz, ricordiamo, quando è in competitive, quando dà il meglio di sé, veramente il meglio di sé. È ottimo nelle initiation, un po' azzardato alle volte, ma fa la differenza. Sì, Britz è uno di quei campioni, come la maggior parte degli outplayed, sono giocatori molto emotivi, che proprio quando sono sotto pressione danno meglio di sé. In questo momento sono un po' troppo spaventati addirittura. Larsen guarda com'è aggressivo nei confronti di un Matt che sembra quasi lasciarglielo fare. Sta arrivando proprio Gragas. Aiaia, il Predator sulla testa. Bisogna andare indietro. Bravo, Matt. Vision a disposizione e quindi la chargeata di Maxi non farà differenza. E Demon, ahimè, indietro, indietrissimo. Forse vuole cercare un assalto insieme a Bullet. Potrebbe essere un'idea, ma potrebbe essere molto rischioso e perderesti ancora più tempo all'interno della partita. Dove invece Maxi sta facendo solo le scelte giuste. Demon va a rimuovere Visione così come ha fatto pochi secondi fa Maxi. E Matt subisce, soffre, sì. Ha bisogno di quel livello 6. Deve trovarsi deve avere un metodo per tutelarsi. Il fatto che Larsen abbia iniziato così tanto col piede giusto potrebbe essere davvero potrebbe portare nei guai gli outplay, perché adesso siamo a livello 6 di Larsen. Addirittura non c'è difesa, Iva immediatamente si muove per proteggere, per aiutare Max e questo messaggero della Landa. Demon c'è. Troppo male. Ancora una volta. Sì, Demon c'è, Maxi c'è, Iva c'è, ma Britz no. No, ma Britz no, sono 2 contro 1 e quindi deve lasciare andare questo messaggero. Tutti ci sono, e allo stesso tempo nessuno. Più che altro Demon sta appunto
prendendo le briciole che Maxi gli lascia. Che non solo Maxi, che l'intero team dei Ninjas in Pyjamas gli lascia. Guarda, Iva è ancora lì a fianco a Maxi. Ed è livello 5 Iva contro il 4 di Maxi e Demon. L'intero team dei Ninjas in Pyjamas sta spendendo risorse per tenere sotto controllo Demon. E purtroppo il resto degli Outblade non riesce a rispondere. Banda. Comunque, ricordiamo che Sejo può portare la sua utility alle fight. Sì, sì, sì. Come vedi comunque questa scelta e questa pressione all'interno della nostra jungle? Bisogna vedere i risultati. Se Demon riuscirà una volta sbloccato il livello 6 a fare il suo stesso lavoro, Ninjas in Pyjamas avranno speso semplicemente tempo per far nulla. Se invece il primo fight va al loro appannaggio, beh, saranno già belli che avanti, messi in situazione per poter appunto portare a casa la partita. Anche perché c'è un drago di fuoco. Anche perché siamo già in vantaggio di 1200 gold a 7 minuti e non c'è stato ancora il primo sangue. Questo è semplicemente grezzo vantaggio dato dal farm delle lane e dai movimenti appunto dei laners. Comunque, monetina inclusa, la slot machine dei draghi non ci ha sorriso. Perché non avendo controllo in questo caso della jungle, non avendo controllo soprattutto della zona del fiume, come abbiamo visto dalle rotation aggressive, a parte Iva, yep, questo drago potrebbe non appartenerci. È più un no che un sì, però hey, tutto può succedere, tutto può dipendere. Dobbiamo soltanto aspettare il livello 6 di Demon, che sbloccherà sicuramente la situazione. Lui può diventare un perno all'interno del team degli Outplayed per creare l'azione, per creare lo spazio e anche solo per mettere i bastoni tra le ruote alla bottom lane. Gragas, ennesimo campo. Raptor per ogni campo che prende noi becchiamo un infarto di più. Una valvola mitralica ci viene spanata. A ogni campo, a ogni smite, a ogni movimento vicino al povero Matt. Hashtag valvola mitralica. Quanti Ora. Ne lanceremo entro stasera? Livello 6 per Maxi. Livello 6 per Demon. E adesso ci divertiamo perché in corsia centrale succede il putiferio. Maxi, di nuovo. Larsen, è tempo del silence. Dottor Matt, schiva comunque con un flash. Ma è già il secondo che dovrà utilizzare in maniera estremamente difensiva e al prossimo assalto di Larsen mi sa che non ce la potrà fare. Easy peasy, chiamatissima questa azione. Non sapevamo da dove sarebbe arrivato, non lo sapevano neanche gli Outplayed, perché come vedete la visione sul fiume è in totale controllo dei Ninjas in Pyjamas. Wazor continuerà a fare il suo classico farm contro Doxy. Nulla da vedere, top, tutto molto classico, tutto molto ordinario. Bottom lane in questo caso si è ritirata da parte dei Ninjas in Pyjamas. Un po' di free farm, un po' di respiro per quanto riguarda appunto Kai'Sa, che però nonostante tutto vedi sta recuperando ICS. 3186 sono esattamente al pari di soldi. Ora sì. Bullet XD Smiley. La cosa grave è nella corsia centrale dove 600 gold di differenza tra Larsen e Matt. È vero, Maxi ha aggredito già 3 volte nella corsia centrale. Mentre Demon invece no, ma Demon ha dovuto subire quelle aggressioni nella giungla che dovevano far perdere tempo al jungler avversario e al supporto avversario. Ed eccolo qui, l'avevamo annunciato, purtroppo semplice macro, puro controllo di mappa, non puoi rischiare, non puoi andare full in, non puoi andare all il drago gratuito, balls to the wall per cercare di contestare, per prendere qualche obiettivo aggiuntivo. La priorità di recall nella corsia inferiore permette ai Ninjas in Pyjamas di tornare non in corsia ma nella zona del drago e avere invece ancora Briz e Bullet a camminare verso questa zona sud della mappa. Vantaggio che, come dicevamo, divisione promuove un'azione al drago praticamente gratuita che permette di ottenere questo drago di fuoco senza pagare alcunché. Distacco di 20 per il povero dottor Matt. In questo 30, caso 30, fai 30. Oh, 30 di, oh yeah. Arrotondando sulle cifre. Ehi, hai fatto tu 2 anni di matematica in uni o sbagli? E allora? Dobbiamo ricordarlo alle masse. Non è ragione. Wazor sarà quello che sbloccherà il perno. Azione all'interno della bottom lane. È tempo di andare su Smiley. Potrebbe essere il nostro first blood. Smiley in questo caso completamente bloccato. Non utilizza nessuna summoner a sua disposizione. Ormai era andato. First blood. Sblocchiamo un pochino la mappa. Ma dobbiamo fare attenzione in top. Il gank arriva non dal jungler che era lì presente pronto a intervenire, ma arriva dal top laner che cammina nella corsia inferiore, si nasconde nel cespuglio con un lane gank.
Britz from the backside. E niente, sono Cassidy, sorry. C'è, su, è Cassidy, che vuole fare? Mettere pressione, sono ragazzi, arriva eccoli! Intanto il fuoco. Niente da fare, Larsen si è rilassato un po' troppo presto e abbiamo capitalizzato. E si va, e si va. La festa però abbiamo fatto. Però arriva first break sul top. Tu eviti un coltello che ti arriva da davanti e ti arriva un esercito di dietro, una frana da destra, un masso da sinistra. Un'ascia. Comunque, caricano e tirano tutto nella corsia centrale a Larsen, che ha utilizzato la sua... rivediamolo, va? Aspetta, prima l'azione della corsia inferiore. Wazor cammina semplicemente all'interno del cespuglio. Va a far saltare in Alex di Smiley. Non usa né flash né niente, perché sa di essere bello che morto. C'era anche Demon. Dopo questo, azione nella corsia centrale. E fanno una cosa molto simile, facendo prima sprecare la frattura spazio-temporale a Larsen con l'intervento di Britz. Poi Britz fa finta di andarsene e arriva tutto il resto del team nemico. L'unica frattura che vedo al momento nel team dei NiP che hanno subito questo 0-2, ma sarò sincero, switch, abbiamo quasi perso la top, vediamo questo swap all'interno della top lane. Wazor potrebbe creare un'altra azione di distacco fra se stesso e Doxy. Doxy non va giù così facilmente. Se Giovanni l'avevamo vista roteare insieme a Bullet and Britz, però chiaramente si sta concentrando su altre aree. E adesso, per non perdere top... Esatto. La cosa positiva è che non hanno perso la top. Yeah. Gli outplayed, se avessero perso la top, sarebbero ben al di sotto di Ninjas in Pyjamas. Ma non avendo perso la top, non vengono puniti per le due azioni nella corsia inferiore e in quella centrale. Al momento è, ancora una volta, il game è di tutti. Tutto può nostro. Ancora accadere. È anche un po' nostro. Vai, proprio di tutti. Proprio di tutti. Potrei, maestro. È anche un po' vostro. Com'era? Si rischia di vincere? Si rischia di vincere. No. Non succede, ma no. Se succede. Ma se succede. Ma sarò sincero, è un'ottima idea dover bloccare anche dopo il decimo minuto in questo caso quella top, mettere un saldo perno, evitare che si pushino, però ci serviranno altre azioni, ci serviranno altre rotation più o meno aggressive. Dottor Matt ha di nuovo ultimate a disposizione, vediamo la rotation immediata da parte di Britz. Che però nota la ward e dovrà interrompere. A questo punto ogni singolo gank, ogni singola rotation, forse ci perdiamo top. Top potrebbe andare, Bullet marchia Iva, Britz dal dietro. Già utilizzato l'incantalame di XD Smiley, li potevano ingaggiare, dai. Ok, Bullet da solo, bisogna fare attenzione, Britz sta facendo un giro molto lungo. Ah, qua mancano di mordente. Qui NiP potevano facilmente capitalizzare. Guarda che c'era già Maxi, bravi, c'era già Maxi. Capitalizzare facile, ma non l'hanno fatto. Ah, al cardiopalma, troppa tensione questo game. Dicevamo di Skarner barra Malzar. Beh, già passa l'argento vivo per Larsen. Quei 1300, se non vado errato, gold. Sono 1300 gold in meno di danni da parte di Kassadin. Schiaffoni sul Power Wager, che in questo caso non può assolutamente cedere a Doxy. Cerca di andare indietro. Doxy. Flash into kill, cattivello. Bravo. Come non mai. Ma ci sta. E ragazzi, guardate l'itemizzazione da parte di Doxy e da parte di Wazor. Doxy non ha alcun oggetto di danno. Ha fatto questa uccisione semplicemente colpendo ripetutamente Wazor, interrompendogli quelle che sono le sue abilità. Errore da parte di Wazor, che poteva utilizzare la sua suprema a metà del trade per cercare di fare qualcosa. Tanto non gli sarebbe servita. Ah, sta costruendo una mannaia oscura, quindi 20% di riduzione di carica. Ce l'avrebbe di nuovo avuta per quando gli sarebbe servita all'interno della mappa. Yikes, intanto vediamo Britz che cerca di prendere leggermente la mappa, anche perché sanno, ragazzi, degli OP che in questo momento messaggero sotto assedio da parte di Maxi. Lo sanno, intervengono, Ilva potrebbe essere il prossimo. Ilva intanto riceve un bel po' di danni. Britz sposta la tua attenzione sul focus direttamente su Maxi. Potrebbe essere il momento giusto, il fulcro di un'azione abbastanza concisa e intrisa. Sta recollando Sion, vuole teleportare. Arriva il TP, vediamo Larsen che potrebbe addirittura andare sulla backline. Cerca Demon, cerca tutti dall'altra parte. Oh my god, sono tutte le ulti su di lui. Vanno su Larsen, intanto non viene killato. Riesce a salvarsi, vediamo grossi problemi noi per Britz. E Bullet che non riescono a infilare il DPS all'interno di questa teamfight. E Wazor da solo, X-Smiley potrebbe andare giù. X-Smiley potrebbe essere il prossimo. E infatti viene preso da Bullet. Manca l'ultima kill. E un ottimo flash into kill. La doppia da parte degli OP. E questo messaggero non lo avrete. Messaggero non è scappato, a differenza di quelli che sono Iva, che stava scappando, ma è stato preso da parte di Bullet e Larsen, anche lui salvatosi con davvero pochi HP. Capitalizzare pochi Monopoli, Fat Stacks, tempo torre. Di fare questa mid.
Vediamo se riescono a buttarla giù. La velocità di attacco di Wazor con lo stendardo non viene utilizzata, ancora un terzo di vita alla torre. Rimane in piedi. Rivediamo il replay. Allora, prendono controllo del messaggero. Viene utilizzato appunto la visione sul messaggero. Disingaggiano, Larsen si fa avanti. Immediato l'utilizzo della Suprema da parte di Malzar. Dottormat flasha via per cercare di salvarsi. Ce la fa, ma così fa anche Larsen. Il resto del teamfight avete visto. Guardate i Voidling che mangiano la vita di Brom mentre XD Smiley cerca di ottimizzare il suo danno, ma non fa altro che mettersi in range di un Wazor che non ha subito danni durante tutto il teamfight, perché il resto del team nemico non l'ha colpito lui, ha colpito tutti gli altri. Abbiamo utilizzato comunque tantissime risorse per tenere Larsen a bada e Fat Stash per lui, come possiamo vedere all'interno della sua, dei suoi item. Ah, però yeah, ti fa pensare. Cosa ti fa pensare? Non, alle stelle? No, più che altro che abbiamo usato così tante risorse, non abbiamo 42. Tenuto una kill, ci è andata bene, molto molto bene per chiaramente i Voidling. Dr. Metz comunque si è salvato, il DPS è arrivato direttamente da Bullet e il team ha un po' panicato dei nip e si è splittato. E qui ancora una volta, devo dire, però Larsen non l'abbiamo ucciso. Arroganza di Larsen. Tutto questo è nato perché Larsen è saltato dentro uno contro 5. Sì, è vero, è vero. È saltato dentro uno contro 5 e si è salvato senza neanche utilizzare la fascia 100 vivo, perché Nabbo. E non solo, si è salvato comunque. Tu immagina questo fight se Larsen non smaiala. Se Larsen non fa una cavolata del genere, il fight sarebbe stato molto più difficile. E anche XD Smiley crede di avere già danni alla sufficienza per abbattere la frontline degli Outplayed, ma non è così. Ha un singolo oggetto, che è un singolo rosario della tempesta. Anche lui è andato immediatamente per una fascia argento vivo necessaria per riuscire a gestire tutto il Malzar. Discorso che hai fatto si può riassumere con una parola ed è: se non inta. In questo caso Dottor Matt cerca di prendere Smiley, tutti quanti con le loro stash. Larsen purtroppo scappa, gli va a rimanere nel mezzo. Maxi è bello bello grosso, Bolt non riesce a fare danno con quello shield up e si ritroverà one on one. Riesce comunque a sciogliere facilmente dopo lo shield. Maxi in questo momento Demon over and over cerca di coprire e fare un po' di peeling per il suo team. Larsen ancora tutta bullet, quanti danni Smiley lo prende, è shut finito down. Per lui, mamma mia, però ha tenuto contro tre persone. Quando dicevamo se non inta, in questo caso è Matt che ulta è davanti a quattro persone, perché viene immediatamente ucciso lasciando il 3 Maxi contro 4. Maxi l'ha lanciato indietro, cosa puoi fare in quel momento? Cosa puoi fare? E chiaramente era troppo in avanti. Sei Malzar, hai la tua passiva e se non ce l'hai vattene sotto la torre finché non hai il supporto del team. In questo caso Gragas ancora una volta con quella suprema così importante, di un impatto così micidiale, cambia letteralmente le sorti della partita, perché non solo permette l'uccisione su Dottor Matt, che permette il 4 contro 3 in cui ci credono tantissimo, by the way, gli Outplayed, perché hanno Bullet 4-0 che si trasforma però in 4-1, perché non basta, perché nessuno è abbastanza da sfruttare i danni aggiuntivi del plasma. Rivediamolo, Matt sei senza passiva, lo so che è fianco Brizzo, lo so che è fianco Bullet, manca ancora la Sigiuana di Demon, ma appena viene rallentato, barile perfetto di Maxi da cespuglio, senza neanche usare il flash, cancellato lui, questo è un 4 contro 3 con Iva che assorbe infiniti danni grazie al suo indistruttibile. E guardate quanto ci credono Demon e Brizzo, hanno Bullet 4-0, lo possono vincere, ma i danni a dare di Gragas, i danni ripetuti di un Malzar, continuano le piume di XD Smiley, quando vede l'uccisione la trova andando a bloccare il nostro Bullet attraverso appunto l'incantalame, permettendo l'uccisione a Maxi. Bullet mi fa sperare tantissimo all'interno di questo team, ma già il secondo drago che dovremo in questo momento cedere, ragazzi dei nip. E niente, slow game da ora fino a una manciata, forse 10 minuti. Slow game sicuramente. Vediamo. Perché bottom è stato pushato in pieno. Top vediamo. Chiaramente l'abbiamo perso in precedenza. Rimane solo l'ultimo baluardo di speranza, che è la middle lane. And that's it. And that's it. Non c'è molto altro. Va bene, vediamo. Ancora una volta il gruppo compatto nella corsia centrale. 1-3-1 per quanto riguarda i Ninjas in Pyjamas. Hanno un Kassadin, è uno dei campioni migliori per l'1-3-1. In quanto, come lo prendi? Non lo prendi, zompa, salta, flasha se proprio deve, passa da gente vivo. Agli stivali all'1, ma guardate, si è andato addirittura a prendere una... non tardiva, tardivissima, una... così tanto in ritardo che sembra, non so, Trenitalia. Una lacrima della dea. A proposito di tardivi, vediamo in questo caso l'azione protratta su Maxi, che ancora una volta non andrà giù, è troppo grosso Demon, ahimè verrà sacrificato. No, invece no, riesce comunque a sopravvivere. Guardalo Wazor prendere Smiley, ci riescono Larsen purtroppo su Bravo Bullet da Bullet e lo prendono. Non pensavo riuscisse a sniparlo così, e invece è andato dritto per dritto. Oh oh, iniziano il barone, inserisce una moneta, ma è dudo. Vediamo, it's a throw machine.
Matte davanti. No, vabbè, hanno tre down. Bloccare i Maxi. Non si faranno bloccare da Doxy. Allora, non tirarla. Non fatevi fregare da Doxy, per favore. Doxy in mezzo a quattro esatto, persone. Esatto, Brizzi indietro. Bravi. C'è il danno, c'è lo smite. Bravi. Bravi, sì, indeed. E sono per la prima volta in vantaggio di soldi. Per la prima volta nella partita. Questo potrebbe essere un momento magico, magico per noi. Tempo di fare la cosa giusta. Rivediamo il replay. In questo caso sta facendo il granchio Demon, è tutto tranquillo. Iva gli si para davanti insieme a Maxi. Maxi immediatamente stordito con la suprema da parte di Demon. Tutto su Demon, ma Demon non ne vuole sapere di morire. È arrivata la guarigione anche di Bullet a salvarlo dall'ultimo tick. Arriva Wither immediatamente e il proprio, ancora una volta, il ritardo di uno dei due top laner, in questo caso il Sion della squadra dei Ninjas in Pyjamas, diventa letale, perché questo è un 4-4-5. Doxy è arrivato non in ritardo, di più. Ci sta, ci stanno sottovalutando. Ora tocca a noi non fare lo stesso identico errore. Sì. Problematiche arriveranno nel momento in cui chiaramente i NiP cercheranno di chiudersi in jungle e nelle loro lane e farmare, farmare, farmare senza ritegno. C'è sempre questa opzione. Finché abbiamo il vantaggio dobbiamo fare smart plays, dobbiamo fare una capitalizzazione intensa o su una torre dopo questa bella azione o su un'altra kill, e soprattutto dobbiamo proseguire con una stringa di azioni benefiche. Non possiamo fermarci qua e far finta di nulla. Mi piace molto il rely per quanto riguarda il Malzar di Automat, va full utility, danni li deve apportare Bullet, Bullet deve rimanere in vita, salvate il soldato Bullet. E infatti Demon immediatamente va per un voto del cavaliere, voto del cavaliere che su Bullet non solo lo aiuta a sopravvivere ma permette anche a Sejuani di sopravvivere, perché i danni che abbiamo visto fare a questa Kai'Sa sono davvero davvero alti. Quei danni si trasformeranno in cura per Sejuani, che avete visto è immediatamente il focus della squadra nemica. Ora, tutto questo viene, deve essere considerato all'interno di quello che è comunque un fight in cui Wazor è presente. Nell'ultimo fight Sion non è arrivato in tempo, ma anche se fosse arrivato in tempo, non solo l'immediatezza del kit di Andy Jarman, ma anche il fatto di creare il cataclisma e mettere in rovina alcuni dei personaggi della squadra di Ninjas in Pyjamas, in particolare ovviamente Smiley, rovina anche l'impatto che potrebbe avere Sion. Sion non deve essere abbastanza utile e voglio vedere il più presto possibile gli strumenti da parte degli Outplayed per gestire Sion come per gestire Kassadin. Sono le due minacce principali al momento. Transizione in questo momento dalla zona di middle lane. Efficacemente si sposteranno su bot, dove possono ricongiungersi facilmente con Wazor. È il momento giusto di fare un po' di danni su quella bottom lane, mettere un po' di pressure sulla mid. Però appunto non bisogna sottovalutare il fatto che abbiamo sicuramente Baron. Gli avversari possono ingaggiarci da dietro con estrema facilità. Larsen può fare la differenza. Oddio. Ancora una volta Brizzi intanto si prepara per una combo. Larsen viene, diciamo, eradicato dal damage di Dr. Matt. Demon è decisamente in avanti per la sua stazza. E ricordiamo, Maxi può punirci ogni singola volta con il barile. Tenete sempre d'occhio Gragas, sempre d'occhio Gragas. È lui che farà partire le danze, se succede. Guarda che anche col barone Toxin non riesce a far arrivare il minion sotto la sua torre. Impedisce che ciò accada, non so come sia possibile, solo lui. Giusto Sion, quanto è sbagliato quel campione al momento. Bottom lane intanto ha perso tre quarti di vita, Wazor. Si trova da solo, Toxin non fa l'errore di lanciarsi immediatamente. Occhio alle botti, fate attenzione. Okay. Torre presa e un'altra stringa benefica di azioni torna nelle nostre tasche. Una ci torre. Fa piacere, ci fa piacere. 3K di differenza. 2005. E continuano a impostare in profondità la vision all'interno della jungle avversaria. Va benissimo. Al momento non potremmo essere più felici. L'unica è lanciare Bullet in qualsiasi lane possa essere libera al momento e farlo farmare duramente. Stessa identica cosa sta facendo Larsen. In generale, una singola torre per un barone è un po' poco. Vorrei vederne almeno un'altra. Non credo, avevano troppa paura di ingaggiare in mid. No, non solo troppa paura. Toxy è semplicemente immortale. Beh. Riuscire a gestire una persona più una ondata potenziata dal barone e uscirne full vita contro un avversario smezzato. Ragazzi, è qualcosa di straordinario. Solo Toxy con Sion. Solo lui, davvero. Momento, aspetteremo. Azione decisiva di Brizzi and Bullet. Perno pesante nel nostro team. Al solito abbiamo un Protect Carry classico. Sì. Abbiamo la possibilità di fare peeling estremo. Dall'altra parte chiaramente Xayah sarà grossa, molto molto grossa in late game. E Larsen rimane l'incognita costante. Larsen fino adesso non ha più fatto azioni pazzerelle. Come abbiamo potuto notare non si è più lanciato uno contro quattro.
sta aspettando il momento giusto di entrare, o perlomeno sta cercando di fare magari un assist successivo alla ultimate di Maxi, perché Maxi è l'unico che sta facendo girare il team intorno a sé. Se Maxi non ulta o se Maxi muore, i NiP non hanno tool per disingaggiare o perlomeno cercare di ingaggiarci in maniera molto più aggressiva. Che alla fine, ragazzi, Ninjas in pigiamas possono tranquillamente vincerla, ripeto. 3.000 gol di differenza non sono assolutamente nulla, 26 minuti. Sono un vantaggio, ma ben poca roba. Inoltre, hanno il drago di fuoco, un drago di vento per riuscire a gestire meglio le corsie. Ancora una volta, hanno anche il doppio teletrasporto, con uno di questi teletrasporti essere Kassadin. E i ragazzi degli Outbreak devono stare estremamente attenti. La gestione adesso della zona nord della mappa è assolutamente fondamentale, in quanto, come dicevamo, quando si pusha si devono pushare almeno due lane, di cui una è la corsia centrale. Larsen. No, non camminare in silence, però Larsen. Va bene tutto, dai. Prende danni però comunque il suo wave clear. No. Potente. Rotation aggiuntiva da parte di Britz in Demon. Molto puliti nelle transizioni i ragazzi di Outplayed. Mi stanno piacendo tantissimo. Nonostante tutto, non stanno facendo errori. E gli errori maggiori avvengono proprio quando passi dal jungle. Sì. Tra una lane e l'altra, lasci uno indietro, oppure semplicemente passi attraverso la vision, fai un face check, cosa di questo tipo, ti portano a perdere il tuo vantaggio appena raccolto. Invece qui, niente di tutto ciò. Alla fine Larsen riesce a riempire la staffa dell'arcangelo in un abbraccio serafico. Oh. Vabbè. Dicevo, due tank. Oh, exciting! Aumenta così davvero tanto il danno a disposizione di Larsen. Bisogna vedere se riuscirà a utilizzarlo, perché finora è proprio quello che è mancato, la capacità di riuscire a sfruttare il danno accumulato. Hanno pure un drago d'oceano che faciliterebbe di molto il lavoro degli Outplayed, in particolare per Wazor, che sta soffrendo tantissimo l'uno contro uno laterale. Infatti 50 belle patacche in più di minion per Doxy rispetto a Wazor. È vero, Wazor ha impattato molto di più e molto più spesso all'interno della partita. Due fight andati proprio nelle mani degli Outplayed, proprio grazie alla sua presenza. Assolutamente sì. Il problema è chiaramente che, come hai detto tu, non riesce a reggere Doxy quanto dovrebbe o potrebbe. Ocean gli darà un minimo di respiro, ma la domanda è quando si scatenerà la prossima teamfight, quando i ragazzi, sia nostri, degli OP, che avversari dei NiP, cominceranno a concentrarsi per quanto riguarda il vision e il posizionamento sul Baron Pit. I nostri ragazzi sono pronti. Abbiamo due cronografi, abbiamo la seconda BF, MC spada per Bullet. Vorrebbe voler chiudere il frammento d'infinito, ma per quello c'è davvero tanta distanza. Quando verrà chiuso il frammento d'infinito, possibilmente verranno chiuse anche le lastrapete del Gargoyle per Wazor e per Demon. Anzi, per Wazor potrebbe essere l'Angelo Guardiano prima ancora. Allo stesso modo, nel team nemico siamo a metà di pezzi che non danno effettivamente molta efficacia. C'è il frammento d'infinito per opera di XD Smile. Combattere prima che questo venisse completato sarebbe davvero un'ottima TP cosa. Immediato, subito dopo questo Baron, viene annullato. L'hai interrotto? Oddio, oh my god, combatti, ingaggiate! Tempo in più, tanto tempo guadagnato, ma decidono di ritirarsi. Wow! Da parte di Doxy per cercare di intervenire immediatamente all'interno. Questo è il nervosismo, ragazzi. Doxy è arrivato in ritardo negli ultimi due teamfight. Adesso ha utilizzato sia TP che ulti. Solo per arrivare in tempo. Però noi l'abbiamo resettato e l'abbiamo ripreso in questo preciso momento. Ai ai ai. Abbiamo in questo caso Britz completamente isolato sulle side lane, che sta... Eccolo! Smiley va giù. Oddio! Sono due colpi. Vediamo. Cosa? Arrivare in questo caso. E arriva il knock up. Arriva il combo. Demon dovrà cercare di fare più danno insieme agli altri. È Ma finita. Bullet ha fatto il suo burst. È andata. E abbiamo ancora Demon vivo, pronto per lo smite. Dall'altra parte invece niente DPS di Smiley. Niente Larsen che può infilarsi all'interno del pit. È fatta. Jarvan top mega Lul, ma c'è ancora Maxi e Gragas, sei uno dei migliori campioni a rubare. Britz, sei Alistar, non puoi far arrivare quel Gragas nel lido. Matt dall'altro canto sta cercando di bloccare come meglio poi Ilva, eccolo lì. Bravi. Maxi è costretto alla ritirata e bravi, Baron in tasca. Ragazzi, guardalo! non ci credo, guardalo, sta diventando reale. Guardalo! rischiamo di vincere. Oh my god, Outplayed, ci credete, ragazzi? Io tantissimo. Mamma mia, rivediamo il fight. È benefico. Ovviamente l'azione parte da Wazor, che vede che Smiley ha due terzi di vita. Basta, le avanzano per cancellarlo. Bellissima la frattura glaciale, ma non basta. Immediato l'utilizzo di Matte e la sua presa infernale su Larsen, che per la quarta volta di fila non può combattere, nonostante abbia fatto la fascia d'argento vivo come secondo oggetto. Non riesce mai a giocare. E
questo è un barone, ma c'è ancora il pericolo di Gragas. Se allora Wator si fa avanti, e allora Wator ignora Iva, cammina addosso a Maxi, così come Briz, guardate in che posizione, pronto a intercettare Gragas se solo provasse a spanzare all'interno. Arrivano anche Matt, perché basta basta Bullet insieme a un'altra persona per buttare giù quel barone. Fantastica azione benefica, ma deve susseguire un'altra azione di eguale importanza. Ci vuole una middle lane, ci vuole una top pushata, ci vuole un minimo di spazio o pressure all'interno della bottom. Il solo Baron di sé e di per sé non fa questa grande differenza. Ci vuole un'altra azione forzata dai ragazzi degli OP. E ora come ora Wazer sta dimostrando veramente il suo peso all'interno delle teamfight. Incredibile, questa l'ha vinta soltanto lui, eliminando in un two hit combo Lars. C'è stato un cancello di Matt che ha levato un terzo di vita a Smiley, e quello è stato quello fondamentale. Intanto top viene presa, Larsen come abbiamo visto sta cercando ancora di fare il suo wave clear classico ma non ce la farà in maniera così efficace, perché i danni cominciano ad arrivare dalla nostra lineup. Dimone pronto. Blitz. Siete bellissimi ragazzi. Briz dal lato. Tensione alta. Vediamo questo momento Iva che sta cercando di spaziare insieme a Smiley. Chiaramente loro, Nip, devono cercare di fightare sotto la loro T3. Il che è una scelta ideale. E noi dobbiamo fare attenzione. Un knock up di troppo, un CC di troppo da parte di Doxy, ce la possiamo perdere. Quindi occhio sempre. Mandiamo Bullet. Non è andato per il frammento di Infinity, è andato per l'angelo guardiano. Esatto. Questo anche se gli diminuisce leggermente il DPS, che potrebbe essere grave solo contro Sion, contro tutti gli altri gli permette di essere molto più aggressivo. È vero. In particolare tiene sotto controllo ancora una volta il pick di Larsen. Può fare quanto aveva fatto migliori l'altro giorno con Kassadin? 6-0. 6-0? Sì. Adesso è 0-3. That's bad. Ecco. Ti dirò. Dica. Una cosa molto interessante è che, appunto, come hai detto tu, ha dei trade migliori. E comunque abbastanza avanti da non temere troppo Smiley. Smiley più di una volta si sta facendo acchiappare out of position. O non hanno abbastanza vision per poter controllare Demon, Suprema di Wazer e Dr. Matt stesso. Abbiamo tanti CC, abbiamo tanto peel. È una buona combo che ripagherà in late. L'abbiamo sempre detto. We got late. Ma la differenza sta nel come affronti la T3. Che è la parte Occhio più Larsen complessa all'interno della partita. La T3 è make it or break it. Nel momento di entrare, nel momento di farsi valere, Wazer intanto è avanti. Wazer! Fatto su Smiley! Fatto il follow up! Dr. Matt li blocca tutti! Oh my god! Outplayed! Hanno deletato la team fight! E si portano in vantaggio incredibile! Ninjas in pyjamas subiscono tutto! E addirittura stanno spingendo come l'altra volta sulle torri! A Guardali! Casa, Rengo! Dai! A casa! Dai! A casa! Larsen! Italia sul tetto d'Europa! Vai! Vai outplayed! Vai outplayed! Vai outplayed! E ne fatta! E ne fatta! E ne fatta! Ma che bello! Sì! Nice! Outplayed! Mamma mia! Orgoglio italiano! Mamma mia! Bellissimi! Abbracciami, my god! Siete troppo belli! Oh! Ce l'hanno fatta! Vieni qua! Bellissima! Sei tu verde? Io non c'ho il bianco e il rosso, mi piace, ma ragazzi, bellissima. Gli Outplayed ce la fanno! Il game! E come ce la fanno? Oh! Tranquillo, è sudato completamente. Ragazzi, come ce l'hanno fatta gli Outplayed? Ce l'hanno fatta tenendo sotto controllo quello che erano il loro inizio di partita. Il loro inizio di partita non è stato stupendo, ma loro ci hanno creduto. Ci hanno creduto dall'inizio alla fine, dovevano tenere sotto controllo. Alcune delle minacce avversarie l'hanno fatto in maniera perfetta, insieme a qualche piccola arroganza da parte del team nemico, punita gravemente dal team degli Outplayed una volta, due volte, tre volte, fino a portare a casa obiettivi su obiettivi e la partita. Smiley non ci stava in questo game, non ci stava. Wazer ci ha portato alla vittoria con degli ottimi inserimenti all'interno Santo della Wazer backlane. Ragazzi, è un game, questo game significa tutto. Numero uno, non siamo da meno rispetto alle altre nazioni per questo EU Masters. Assolutamente no. Siamo ufficialmente in top 3 dei team più forti, avendo totalizzato un ottimo 2-0. Numero due, ci siamo garantiti 100% il passaggio alla fase successiva. Yes! Perché dai! Abbiamo sì! Abbiamo 2-1 Ninjas in pyjamas, 2-1 noi. Nessuno ci può recuperare. Vero? Nessuno può andare in 3. Nessuno! È fatta! E questo era il game più difficile. Sì. Era il game più difficile, lo vanno a vincere.
che ne dicano, appunto, tutti quanti. Andiamo a rivedere alcuni dei replay. Vediamo un po' di replay. Vai, voglio rivedere, voglio parlare, voglio rivedere queste azioni con Wazor, con il suo Jarvan Top, che soffre Sion, ma non è contro Sion. È stato preso per gestire Sion, non è stato preso per distruggere Sion. Chi è che va a distruggere? XD Smiley. Guarda come ci saluta ogni singola volta. E il Noel è andato a prendersi la fascia d'argento vivo, lui. Non ha lifesteal, non ha armatura, non ha l'angelo guardiano. E la mancanza di tutti questi strumenti, insieme alla mancanza di peel da parte del resto del team, semplicemente gli impediscono di giocare. Un qualche errore di top ancora una volta, qualche sidestep mancato. Questo diventa letale poi a livello di team, perché ogni singola uccisione va a rimuovere l'unica fonte di danno del team avversario. Perché? Perché c'è 0-4 Larsen nella corsia centrale, sì. Lui di danno non ne porta. È effettivamente vero, e in generale, oh my god, sono sudatissimo. Vabbè, gol a pezzi, sono distrutto a questo. Tranquillo. Era sentitissimo. Onestamente, sì, sì, tutto giusto quello che hai detto te. L'importante è che rispetto al game precedente abbiamo mantenuto la calma. Vero. Non ci siamo lanciati in azioni assurde. E come hai detto tu, per esempio, c'era il primo Baron, hai detto, e abbiamo fatto una torre soltanto, non è molto buono. Ma va bene così. Però non abbiamo rischiato. E nell'ultima, esatto, azione totale, quando oramai avevamo così tanto CC, bam, da non poter essere più fermati, neanche una stash ci ha fermato, kaboom. Non c'è molto da commentare in una zona in cui hai chain reaction, chain stun, chain CC totale sui bersagli più importanti e poi chiaramente pushy. Ma l'emozione, ancora una volta, ragazzi, il team dei Ninjas in Pyjamas ci ha preso decisamente sotto gamba. Oh, quel, yeah, pick di Malzahn, oh, non gestito, yeah, è stato una delle cose più brutte che abbiano mai fatto. E infatti è stata una delle cose letali, perché poi dal mid game in avanti è stata una catena, davvero una reazione a catena, perché quel pick di Malzahn funzionava, il pick di Kassadin no. Si giocava praticamente 5 contro 4 per i ragazzi degli Outplayed ogni singolo team fight. Assolutamente. Se avessero gestito quel pick di Malzahn in maniera un po' più rispettosa, la partita sarebbe stata un'altra. Ma ormai la partita è andata. Quindi loro hanno sganciato il game ai ragazzi di Outplayed, che quindi ringraziano e continuano. Io porto questo ogni singolo game degli OP da oggi in poi. È fatta. Va bene. Non vedo l'ora, okay, non vedo l'ora di vedere come se la caveranno, non solo domani, sì, che se non sarò io personalmente a seguirli, ma solo in sabato e domenica, perché questi ragazzi ufficialmente sono dentro e sono diventati una delle minacce maggiori all'interno dell'intera competizione. Italiani sul pezzo. Vai. Sul pezzo. E ma adesso? Comunque, yeah, vi lanciamo su una breve pausa. Grazie per essere stati sul game degli OP. Ma ce n'è un altro, giusto per divertirci insieme. Noi saremo con voi, per voi, tra voi, fra meno di 5 minuti. Quindi, mi raccomando, non strappatevi i capelli. E Svezia a casa!